La verità non ha bisogno di eh, avvocati, ma ha bisogno di difensori coraggiosi ed è quanto è accaduto nella storia della vita di Padre Pio da Pietrelcina. La vera storia di Padre Pio oggi, eh, cari amici, fa una piccola eh, pausa perché vuole approfondire la vita eh, di un eh, confratello di Padre Pio, di un frate minore cappuccino della provincia di Sant'Angelo, di Sant'Angelo Foggia, così come veniva chiamata un tempo, che è stato molto accanto a Padre Pio. Parliamo di eh, Padre Agostino Daniele eh, da San Marco eh, Illamis. Eccolo qui, lo vediamo, Padre Agostino. Come per padre Benedetto, anche per padre Agostino, soffermiamo la nostra attenzione proprio dall'anno del suo primo incontro. Ci siamo fermati a Serra Capriola nel 1907 con la storia di padre Pio e ricominciamo proprio da qui andando ad approfondire la storia di eh, quell'incontro da cui eh, poi è cominciata una sorta di relazione importante tra questi due frati minori eh, cappuccini. Ecco, padre Agostino che diventerà il direttore spirituale di padre Pio da Pietrelcina. Quando è diventato direttore spirituale, non sicuramente alla stessa, nella stessa eh, Serra Capriola, eh, di cui lui non si era ancora accorto di nulla, ma si accorgerà di qualcosa di strano, di importante qualche anno eh, più tardi. E allora noi vogliamo, come abbiamo fatto per padre Benedetto Nardella da San Marchillamis, eh, andiamo ad approfondire la vita. Di padre Agostino Daniele, anche lui da San Marco in Lamis, proprio con padre Riccardo Fabiano da Carife. Grazie padre Riccardo, siamo in collegamento con l'infermeria provinciale eh, qui di San Giovanni Rotondo, si trova proprio accanto al convento dei frati minori eh, Cappuccini. Padre Riccardo, noi ti, ti disturbiamo spesso eh, per avere l'opportunità di conoscere al meglio quella che è la vita e la storia di padre Pio. Ecco ricordiamo padre Riccardo oltre ad essere uno studioso, uno storico legato alla vita di Padre Pio da Pietrelcina, anche uno storico della provincia religiosa dei Santi Angeli ehm, e quindi oggi di Sant'Angelo e Padre Pio. Allora oggi Padre Riccardo ci aiuterà eh, a conoscere meglio la figura di Padre Agostino Daniele da San Marco in Lamis partendo proprio dal suo libro, perché eh, Padre Riccardo lo ricordiamo non solo su Padre, eh, Padre Riccardo ha scritto tantissimi libri che riprendono che ha ripreso e sono stati eh, pubblicati dall'archivio storico dei frati minori Cappuccini della provincia religiosa, eh, non solo su padre Benedetto e anche su padre Agostino ma tantissimi libri, avremo modo anche di approfondire eh, altri, in altri contesti eh, anche eh, altri testi di padre Riccardo perché sono molti, molto utili per, la, per i nostri approfondimenti e per la nostra storia, lo leggiamo padre Agostino Daniele da San Marco Illamis 1880-1990 163 lettore, predicatore, ministro provinciale cappuccino, quindi confessore, direttore e biografo di eh, padre Pio eh, da eh, Pietrelcina. Ecco, ehm, proprio eh, per questo noi eh, abbiamo subito eh, contattato padre Riccardo che ha scritto questo testo eh, come per eh, padre Benedetto, ma vogliamo, partendo proprio eh, dal, dal suo testo, vogliamo approfondire la figura di eh, padre Agostino con una scheda biografica che ha preparato per noi Simona Marmorino. Padre Agostino al secolo Michele Daniele nasce il 9 gennaio 1880 da Giuseppe Luigi e Carolina Battista. Veste l'abito cappuccino il 19 agosto 1897. Dopo aver emesso i voti temporanei e solenni, compie gli studi di filosofia e teologia brillantemente nella provincia toscana perché la provincia di Foggia risentiva pesantemente il colpo della soppressione e viene ordinato sacerdote in San Miniato in provincia di Pisa dal vescovo, oggi beato, Monsignor Pio Alberto del Corona il 15 marzo 1903. Frequenta corsi speciali di lingua francese e greca e consegue la laurea di filosofia. Ben preparato culturalmente, profondamente formato dal punto di vista spirituale e dotato di una ferrea volontà, non esita un istante a collaborare senza risparmio con gli altri pochi ma volenterosi confratelli per riportare la provincia agli splendori primitivi. Rientra in provincia a 27 anni per l'incarico di presidente a Campobasso, come presidente e direttore a Serra Capriola nel 1907, poi a Montefusco nel 1908, a San Marco la Catola nel 1909, a Venafro nel 1911 e a Foggia lo stesso anno come presidente, a San Giovanni Rotondo nel 1912 come definitore vicario e rettore del colleggetto, e poi di nuovo a San Marco la Catola nel 1914 come vicario. Dal 1916 al 1919 serve la patria come cappellano della Croce Rossa. Tornato in convento, nel capitolo provinciale del 1919 viene eletto primo definitore e destinato come guardiano elettore a San Marco la Catola. Nel 1922, eletto secondo custode generale e vicario, continua il lettorato ancora per un anno, e poi si trasferisce a San Giovanni Rotondo come precettore, di latino e di greco. È eletto nel capitolo del 1925, primo definitore, va a Gesualdo come guardiano, precettore e prefetto degli studi. E nel 1928 è destinato a Foggia quale guardiano e delegato provinciale del TOF. Nel 1930 prende il posto di padre Antonio da Sant'Elia a Pianesi, venuto a mancare. Come quarto definitore, e nel capitolo dell'anno successivo viene eletto primo definitore, riconfermato anche nel capitolo del 1935. Eretta la chiesa di Sant'Anna in Foggia, in parrocchia, viene nominato parroco e guardiano. Il 20 gennaio del 1938, in seguito all'improvvisa scomparsa del ministro provinciale, padre Bernardo d'Alpicella, è vicario provinciale. Nel capitolo del 1938 è eletto provinciale, riconfermato poi anche nel capitolo successivo del 1941. Nel 1944 va a San Giovanni Rotondo come primo custode generale e come guardiano sino al 1952. Nel 1953 viene eletto primo definitore. Nel 1956 accetta per obbedienza la carica di ministro provinciale. E terminato tale gravoso ufficio, si ritira a San Giovanni Rotondo, ma sempre con un vivo desiderio di vedere prosperare la sua madre provincia, intercedendo presso il Signore con la preghiera incessante e fiduciosa. Padre Agostino spicca per elevate qualità di educatore, per uomo di governo e per azione apostolico-missionaria. Padre Agostino Daniele da San Marco in Lamis è passato alla storia come il direttore spirituale di San Pio da Pietrelcina. Conosce Padre Pio nel 1907, nel convento di Serra Capriola, durante il corso di teologia di cui Padre Agostino era professore. Dal 1912, dopo averlo incontrato e assistito durante la sua breve permanenza a Benafro, nel cui convento egli insegnava sacra eloquenza ai chierici, è stato per Padre Pio amico, confidente, direttore, confessore, padre, difensore e biografo. Ha lasciato un diario riguardante i suoi rapporti con Padre Pio reso pubblico nel 1972. Padre Agostino è uno dei principali padri della provincia religiosa di Sant'Angelo nella sua rinascita dopo la soppressione, il vigile custode delle sue tradizioni e delle sue glorie. Muore a San Giovanni Rotondo il 14 maggio 1963. Padre Agostino Daniele, abbiamo ascoltato da Simona tutta la sua vita, tutta la sua storia, l'importanza di questo confratello di Padre Pio, ministro provinciale de, di Sant'Angelo e Padre Pio, di Sant'Angelo Foggia, oggi Sant'Angelo e Padre Pio, più volte nel corso eh, della sua vita definitore, eh, insegnante, eh, ha avuto un ruolo importante anche e soprattutto nella vita di Padre Pio. E questo lo vogliamo approfondire proprio con Padre Riccardo. Um, eh, Padre Riccardo, lo facciamo proprio per coloro che eh, ci guardano anche per la prima volta, che possono già recuperare le altre puntate dedicate a Padre Benedetto di cui abbiamo avuto modo di approfondire la sua vita, la sua storia, sul sito internet padrepio.tv. In tanti, però, si fanno questa domanda. Ecco, padre Pio da Pietrelcina ha avuto due direttori spirituali, ecco, contemporaneamente due direttori spirituali: padre Benedetto Nardella, padre Agostino, entrambi di San Marco Illamis. e Nello specifico. Proprio parlando di eh, padre Agostino, quando è cominciata questa relazione, direzione spirituale? Padre Agostino Daniele da San Marco di Lamis è direttore spirituale di Padre Pio, padre Benedetto Nardella da San Marco di Lamis è direttore di Padre Pio, i direttori spirituali di Padre Pio sono due. E quasi quasi si pensa che sia soltanto Padre Agostino, perché Padre Agostino è stato direttore di Padre Pio per più tempo, per molto tempo, mentre Padre Benedetto è stato direttore spirituale di Padre Pio per una quindicina d'anni, fino al 1922. La direzione di padre Benedetto abbiamo visto come è cominciata a San Marco quasi per caso, perché giuridicamente padre Benedetto era direttore spirituale. Quella di padre Agostino è cominciata dopo i fatti di Venafro. Venafro novembre, dicembre, fine ottobre, novembre inizio dicembre, Fino al 7 dicembre 1911, in questi giorni sono avvenuti veramente dei fenomeni mistici numerosi e straordinari: sia apparizione di Gesù della Madonna, dell'Angelo Custode, di San Francesco, di San Giuseppe, sia apparizioni diaboliche. E padre Pio era stato portato a Napoli 15 giorni prima, nel mese di ottobre, da padre Benedetto, dal medico Antonio Cardarelli. E Cardarelli gli aveva detto se volete che questo malato muoia in convento, portatelo al convento più vicino e l'ha portato al convento di Venafro. Ma padre Benedetto voleva portarlo piuttosto al convento di Morcone, ma non gli interessava, basta che stesse in un convento. E quindi per questi quasi due mesi sono stati insieme. Padre Agostino ha capito che padre Pio, andando a Pedricina, sarebbe come guarito. E di fatto è stato così. Ecco che il rapporto tra padre Agostino e padre Pio è un po' cambiato. Ha avuto più soggezione e più amore e più stima di padre Pio. Ha cominciato a dirgli di pregare per lui, eccetera. E ha cominciato a raccomandargli anche le altre anime. Però dice Gianco, ci siamo accorti io e padre evangelista di questi fenomeni? a Venafro. Grazie padre Riccardo, uh, avremo anche l'occasione. Eh, di eh, andare a Venafro, ecco i fatti di Venafro, mm, eh, nello stesso convento dei Frati Minori Cappuccini di Venafro, dove dei tuoi confratelli ci racconteranno quello che è accaduto proprio nel novembre del 1911, ottobre, novembre, dicembre 1911, dedicando così anche a questo convento della provincia religiosa le prossime puntate eh, della vera storia di Padre Pio. Ma intanto noi facciamo una piccola pausa, poi torneremo nuovamente insieme per eh, raccontarvi ancora di Padre Agostino da San Marco in Lamis. Ed il testo di Padre Riccardo Fabiano ehm, ci accompagna, è lo spunto della nostra riflessione, del nostro appro approfondimento. Della nostra conoscenza della vita e della storia eh, di Padre Pio da Pietrelcina, eh, un ottimo lavoro, quello di, eh, padre, eh, di padre Riccardo Fabiano, eh, in poco più di 300 pagine. Padre Riccardo eh, ha raccolto, distribuito un abbondante materiale eh, archivistico eh, capace di darci eh, un'idea della ricca eh, personalità di padre Agostino, eh, un, un libro diviso proprio in due parti, la eh, la prima è dedicata alla storia e alla vita di padre Agostino, la seconda parte è tutta dedicata ad un vero e proprio approfondimento legato a Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, emerge la figura di Padre Agostino come confessore, direttore, direttore, e, direttore spirituale e biografo di Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, proprio per questo, Padre Riccardo, la differenza tra questi due padri spirituali, Padre Benedetto e Padre Agostino. Padre Benedetto è il maestro. Padre Agostino è direi il compagno di scuola anche perché lo stesso padre Agostino aveva molta stima di padre Benedetto come direttore spirituale perché era più grande di lui, nel primo tempo lui era provinciale padre Benedetto e lui era semplice frate eccetera allora io direi che padre Benedetto è stato di più il padre nella famiglia, il padre. e padre Agostino è stato la madre più affettuosa, più, eh, e per questo diciamo così, lo ha seguito di più, ha scritto più lettere. Eh. Ma a un certo punto padre Agostino ha finito di stare a, a Foggia e è andato pure a San Marco dove stava. Padre. Benedetti, quindi stavano insieme e quindi si dicevano le cose di Padre Pio. Padre Pio ha detto, ho capito, si fatti eh, dare da Padre Agostino le lettere che io ho scritto a lui. Questo che cosa vuol dire? Buona bella parola possiamo pensare per accontentarlo, ma non era solo per questo, perché aveva più fiducia, più mi capisce, Padre Agostino non mi capisce, Padre Benedetto mi capisce, ma non mi capisce, eh, però aveva la confidenza in Padre Agostino e qui possiamo dire che Padre Agostino era come la mamma mentre padre Benedetto era come il padre, un po' più, non dico più severo, ma più... Eh. E questo fatto che padre, Benedetto, che padre Agostino ha, ha, ha dato, o ha dovuto dare, le lettere a padre Benedetto, è stato perché padre Pio lo ha detto, e padre Benedetto non è che è stato strafarcione con padre Agosilis, eh, dà le lettere. Dice, eh, scrive, è scritto a padre Agosilis, pa, mi ha detto, padre mio, di darmi le lettere, eccetera. E poi così, molte lettere. Anche di padre Agostino, specialmente del 12-15 fino a quando è stato a sono passate nelle mani di padre Benedetto. E padre Benedetto, alle lettere di padre Agostino, metteva il titolo, e non so se tu lo sai, nell'epistolario ci sono delle lettere con l'asterisco. Sono delle lettere nelle quali il, il, il titolo è messo con l'asterisco. Quelle lettere, quei titoli, quei riassunti, quelle sintesi con l'asterisco, anche di padre Agostino, sono scritte da padre Benedetto, il quale sulla busta, sulla busta scriveva questo fatto qual era il contenuto delle lettere di Padre Pio, perché non tutte le lettere hanno tutta la, la, la sintesi, ma quelle con l'asterisco sono le sintesi di Padre Benedetto, Beh, le altre sintesi sono di Padre Alessandro, sono di... non so se ne idea. Grazie padre Riccardo. Proprio ricordando il giorno eh, in cui eh, hai presentato questo testo nel 2018 anche ai tuoi confratelli eh, Cappuccini, eh, presentando questo ottimo strumento di studio, eh, sei stato anche qui nei nostri studi eh, e eh, hai raccontato ecco, di, questa, di questa bella figura di frate Cappuccino, confratello di padre Pio. Hai raccontato appunto di. Di padre agostino e noi abbiamo recuperato dall'archivio giusto uno stralcio di quella di quel tuo intervento eh, per andare ad approfondire maggiormente eh, la, la figura di padre agostino e che ci servirà come spunto su alcune domande che voglio rivolgerti e su questo argomento della direzione spirituale ha avuto un colloquio con un altro frate che si chiama Padre Giovanni Dabbaggio, uh -huh. nel quale esiste un libretto le mie visite a Padre Pio, Padre Pio visto dall'interno. A un certo punto Padre Giovanni Dabbaggio, che era predicatore apostolico, era predicatore in genere, era provinciale, era un esperto di cose spirituali, di ascetico-mistica, ha parlato della direzione spirituale e gli ha detto ma ci vuole o non ci vuole. Padre Pio ha risposto a questo, la direzione spirituale è come avere il maestro, uno può imparare eh, la scuola anche da solo, però col maestro fa presto e fa meglio. È Quindi il, eh, e padre Giovanni ha detto, ma tu ce l'hai il direttore spirituale? E padre Pio, e qui c'è anche una questione, ha detto, ce l'avevo. Ah. Perché questo colloquio è avvenuto nel 1938, quando Padre Benedetto già gli era stato tolto come direttore spirituale certo. dal 1922. 22. Ha detto, ce l'avevo il direttore spirituale, era Padre Benedetto, ma da quando me l'hanno tolto, la Santa Sede, il Santo Ufficio, ha proibito a Padre Pio a ah, padre Benedetto di avere relazione sì, di no. dirigere eccetera non ce l'ho più e dice come fai? Cioè, mi arrancio <ride> ha detto padre mio, faccio come meglio perché di per sé non è necessario cioè, basta il confessore la confessione la direzione spirituale sono legate ma quando c'è la confessione è quella anche una specie di direzione spirituale il padre Giovanni gli ha detto, ma e dice, non ce l'hai il direttore spirituale, ma non c'hai padre Agostino? Giusto. E lui ha risposto, sì ce l'ho il padre Agostino, il confessore, dice, però non mi capisce. Voleva dire, non è che non mi capisce che non è intelligente, perché in questo campo non soltanto bisogna capire con la testa, ma bisogna capire con tutta la persona. Con Padre Benedetto lui capiva le cose perché Padre Benedetto era più dottrinale, più intellettuale, e manifestava, conosceva di più la direzione spirituale e quindi quando Padre Pio nella sua via si trovava in situazioni mh, vere, strane, Forse Padre Agostino non, non sapeva muoversi, perché Padre Agostino era soprattutto un moralista, cioè che diceva bisogna fare, esortava, eccetera, portava le ragioni per cui bisogna rispondere a Dio, bisogna essere umili, bisogna avere pazienza, bisogna... Mentre padre Benedetto diceva il perché deve fare così. E torniamo insieme, abbiamo ascoltato eh, padre Riccardo Fabiano ecco, eh, in questo approfondimento dedicato eh, a questo contributo eh, d'archivio. E ufficialmente eh, la direzione spirituale di padre Agostino da San Marco Illamis è cominciata ufficialmente, appunto, eh, dopo i fatti del 1922, quando il Sant'Uffizio è intervenuto nei confronti di padre Benedetto e lo ha eh, invitato. Ecco. Usiamo questa espressione, a mettersi da parte eh, quando arrivarono questi ordini nei confronti eh, di Padre Benedetto che viene. Eh, allontanato eh, dal giovane Pietrelcinese col divieto di non avere nessun tipo di rapporto ecco, epistolare, neanche contatti, ecco, non doveva vedere, cosa che eh, ha fatto padre Benedetto per ben vent'anni fino alla, al giorno della morte. Non ha più visto padre Pio da Pietrelcina. Ecco eh, padre Riccardo, in questo momento, quando è successo eh, quello che eh, appunto, purtroppo hanno allontanato ehm, padre Benedetto da padre Pio, cosa succede? E quando poi è stato tolto da direttore spirituale padre Benedetto nel 1922, e non ci sono state più lettere di padre e di padre Benedetto, di padre Così, non so, finisce nel 1922, 630 lettere, eh, padre... I superiori hanno detto che a Padre Pio bisognava dare un direttore diverso da Padre Benedetto. E il Provinciale ha, ha dato come direttore Padre Agostino a Padre Pio e ha detto a Padre Agostino che poteva andare senza obbediente spesso a San Giovanni Rotondo, da San Marco la Catola, per parlare con Padre Pio, parlare di Padre Pio. E nel 1923 Padre Agostino è stato cambiato da San Marco la Catola, è stato messo a San Giovanni Rotondo come vicario, come insegnante perché c'era il seminario. E come direttore di Padre Pio. Però in questo periodo Padre Pio non riusciva più a comunicare neanche con Padre Costino. Mentre nel 1913 aveva scritto, solo con Padre Pio, con Padre Lettore, mi sono potuto aprire, nel 1923, non si è potuto aprire neanche con padre Agostino, ma è padre Agostino che lo dice. Allora dice padre Agostino, ma padre Pio a voce non riusciamo a capire. E lui voleva come dire, approfondire lo spirito all'interno, ma a voce. Allora ha chiesto al provinciale di scrivere le lettere di dare la dispensa di scrivere le lettere, perché prima avevano proibito di scrivere le lettere. C'è il, il provvigiale, che poi è venuto quello da, dall'Arbicella, dice sì, possono, potete scrivere. E padre così l'ha detto a Padre Pio. Padre Pio ha detto no, non mi deve scrivere le lettere. Perché? Cioè, perché se no proibiscono anche a te di venire a trovarmi. E per questo non è stato neanche tolto dal Santo Ufficio come direttore spirituale, perché essendo stato tolto Padre Benedetto come direttore spirituale, logicamente doveva essere tolto anche Padre Agostino, Giusto. ma Padre Agostino non è stato tolto perché dava di meno. Si metteva meno in, in, in vista. vista, diciamo così. Faceva le cose piuttosto normali, andava, padre mio, così. Più come due frati, due, due, due fratelli. E questo accompagnamento, questa maternità, questa consolazione, questo stare vicino, questo difenderlo. Dalle calunnie, perché quando è stato calunniato, una delle volte che è stato calunniato, Padre Agostino era padre, era padre provinciale, 1938-40, e allora dietro a queste calunnie Calunnia. è venuto qui e ha fatto delle inchieste vere e proprie. Okay interrogando i frati, interrogando padre Pio, interrogando alcune signore, alcune donne, eccetera. Ma padre Agostino ha continuato a, ad andare a visitare padre Pio e ha cominciato a scrivere poi nel 1929 quello che è il famoso diario, nel 1929 al 1960 e praticamente da Foggia soprattutto padre Agostino andava da padre Pio si conversavano l'un l'altro e parlavano e dicevano le cose e molte notizie su padre Pio vengono okay. soprattutto dal diario di padre Agostino mentre padre Benedetto che poi è stato tolto dal direttore, anche perché è stato accusato che, che voleva scrivere la vita di padre Pio. Ma lui aveva scritto degli appunti che chiamavano cronistoria, e questa cronistoria, io l'ho messa sul, sul libro, di padre Benedetto ha detto le cose, i fenomeni mistici di padre Pio dall'infanzia, dai tre anni fino a, a, a 1910, quando questi fenomeni mistici li ha conosciuti, me ne ha delle lettere che già abbiamo. Allora ecco, padre Agostino è il, è il biografo, possiamo dire, quello che ha scritto di più di padre Pio. Ed eccolo qui il diario, il diario di Padre Agostino eh, da San Marco Lamis. Abbiamo recuperato una delle primissime copie. Eh, oggi è stato ristampato dalle edizioni Padre Pio da Pietrelcina, ma noi piace abbiamo chiesto al responsabile della eh, sala di lettura eh, Antonio Villani eh, che ci ha messo subito a disposizione una delle primissime copie. Ehm, delle edizioni eh, ecco, inserite nella collana testimonianze come eh, accadeva un tempo curata da padre Gerardo Di Flumeri ed è bello anche eh, recuperare anche quanto scrive eh, padre Gerardo eh, nel momento in cui è avvenuta la morte eh, di padre Agostino che conservava gelosamente tutto quello che eh, apparteneva a lui a, a padre Pio quindi lo, lo conservava ehm, gelosamente in una cassetta di ferro eh, così come racconta ecco eh, in quel 14 maggio quando lui venne a mancare nel 1963 lui scrive il 18 maggio nelle ore pomeridiane eh, arrivano, arrivarono da Foggia a San Giovanni Rotondo due padri definitori i quali mi consegnarono una lettera del, pro, del provinciale e questi mi prescriveva di consegnare la cassetta di padre Agostino con tutto il suo contenuto ai padri, per l'archivio storico, obbediente all'ordine, consegnai tutto lettere di Padre Agostino, lettere di Padre Pio, altri documenti, i quaderni di questo diario, eh, di questi però ne mancava uno, il secondo lo aveva in lettura il padre guardiano del tempo e poi chiaramente è stato eh, consegnato. Una straordinaria eh, edizione quella di, 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 padre, di padre Gerardo di Flumeri, una straordinaria intuizione all'epoca perché ha eh, messo in luce, eh, questo sarà tra l'altro, vi anticipo, uno strumento che è andremo ad analizzare quando eh, andremo ad approfondire i fatti di Venafro, quello che accadde a Venafro nel 1911, perché è lo stesso padre Agostino che ci dà appunto lo spunto di una riflessione, di uno studio approfondito su quello che accadeva a Venafro, ma non solo. Poi eh, ne è diventato il biografo perché quasi giorno dopo giorno, fino agli anni 60, eh, padre Agostino che ha avuto modo di incontrare, come ci ha insegnato eh, padre Riccardo Fabiano, ecco, lui è stato eh, il direttore spirituale a voce, ecco, come lui ricorda spesso. Lui veniva sempre qui a San Giovanni Rotondo e appuntava, non dico giorno per giorno, ma quasi ehm, tutto quello che accadeva, tutti i suoi colloqui con Padre Pio da Pietrelcina. Un ottimo strumento di lettura e di studio. Ecco qui il eh, diario di Padre Agostino da San Marco in Lamis che ha lasciato a tutti noi. Noi intanto facciamo una piccola pausa, poi torneremo nuovamente insieme. Torniamo nuovamente insieme, siamo sempre in collegamento con padre Riccardo Fabiano dall'Infermeria Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Oggi, padre Riccardo ci sta aiutando a conoscere meglio la figura di padre Agostino da San Marco in Lamis. Ecco, parlando proprio di padre Agostino, padre Riccardo, tu hai avuto modo di conoscerlo più da vicino? L'ho incontrato tre volte. Una volta ero un ragazzo, giovane, tenevo 15-16 anni, a Santa a Pianissi, era il 1956. Padre Agostino era provinciale per la terza volta. Allora venne a fare la visita ai frati e fece una conferenzina anche ai collegiali, quindi a me e agli altri. Tra questi c'era anche padre Graziano, eravamo compagni, eccetera. E mi ricordo il pensiero che ha detto padre Agostino. Mi ricordo il pensiero e mi è rimasto impresso. Ha detto: Se dovete combattere contro il diavolo, la carne, come si dice, mondo, demonio e carne, i nemici della vita spirituale sono mondo demonio e carne quindi la tradizionale di eh, mondo che ti fa divertire scena il demonio e carne e, e mi è rimasto impreso, mondo demonio e carne io cerco di combatterli <ride> anche perché me l'ha detto padre Agostino il quale è padre Agostino ho incontrato un'altra volta a Morcone, quando sono diventato frate. Ho incontrato là. Una premessa. Padre Agostino, Padre Benedetto, Padre Pio, chiamavano la provincia, quindi l'insieme dei frati, madre provincia. La madre provincia, adesso non si usa più. La provincia di Foggia, Sardegna, va bene, la madre provincia. Era linguaggio comune tra i frati. Quando io stavo in ginocchio insieme agli altri, per ricevere l'abito, Padre Agostino ha fatto la sua predica. Non mi ricordo niente di quella predica, però mi ricordo questa, mi ricordai allora, che a un certo punto Padre Agostino ha cominciato a parlare della madre e ha preso detto la parola madre subito ho pensato alla Madonna, allora si può parlare della Madonna. Invece, padre mio, così, ha detto la parola madre, ma poi ha detto madre provincia, Questo ah, non parla della madre Madonna, della madre di Gesù, ma della madre provincia. E mi ricordo questo, questo. Un'altra volta l'ho incontrato qui a San Giovanni Rotondo, venivamo da Foggia, eravamo stupendi. E lui che era stato sempre superiore, era, era molto legalista, osservava. Padre Pio li voleva bene, ma una volta ha detto una cosa, che Padre Agostino comandava troppo a tutti. Allora, faceva alle donne che parlavano in chiesa, diceva figlie di Eva, gridava, fate silenzio, figlie di Eva. E padre Pio ha detto una volta, fare che cosa, figlie di Eva, e lui a chi è figlio? <ride> Ma un'altra un espressione di padre Pio, sono stati i frati a pregare per molto tempo, diverse ore li faceva stare Padre Agostino, però stava lui per primo. Allora i frati sono usciti, c'era pure Padre Pio. E Padre Pio è rimasto, Padre Agostino è rimasto ancora nel coro là. E un padre ha detto a Padre Pio, dice ma che fa ancora, se cioè lui non esce. Padre Pisa che ha detto, e eh no, sta là per dare gli ultimi ordini al Padre Eterno. Eh? E cioè, questo era un po' Padre Agostino visto dai frati, da Padre Pio. Uno che era, diciamo così, ma Padre Benedetto che è stato bruciato era più, capiva. Certo. Ebbene, noi ti ringraziamo padre Riccardo, grazie per la tua disponibilità, credo che ci risentiremo nelle prossime settimane perché andremo ad approfondire altri confratelli, la vita di altri confratelli e non solo, anche in altri conventi dove lo stesso padre Riccardo ha anche scritto, quindi avremo modo di disturbarti eh, per conoscere in modo più approfondito la vita e la storia di padre Pio da Pietrelcina. Grazie per il tuo lavoro, lo ricordo, padre Agostino da San Marco Illamis, lettore, predicatore, ministro provinciale cappuccino, confessore, direttore, biografo di San Pio da Pietrelcina. Non solo per gli studiosi, gli storici, ma è un libro che è un ottimo strumento anche per chi vuole andare a conoscere dei dettagli che non sono storici ma che aiutano a conoscere meglio la vita e la storia di questi due frati minori Cappuccini, Padre Agostino e Padre Pio. E la vera storia di Padre Pio da Pietrelcina termina qui. Appuntamento, alla prossima settimana.